Benvenuto. In questo esercizio di autostima esploreremo l'invidia. Se stai provando invidia proprio ora, se vuoi, chiudi gli occhi e osserva questa emozione mentre ti parlo. Nota quanto è spiacevole. L'invidia ti fa sentire piccolo, fragile, separato. Ti fa sembrare che l'altro sia più bravo, sia più fortunato o meritevole. Questa emozione può essere forte al punto da farti credere che sia veramente così, che ci sia qualcuno là fuori che è più bravo ed ha più successo di te, mentre tu sei destinato in qualche modo a restare piccolo e sfortunato. Ma per quanto possa essere dirompente, anche l'invidia ha un punto debole. Infatti, ogni emozione di invidia si sorregge su una visione del mondo dove per avere successo ed essere felici c'è solo un numero limitato di strade. Alcune persone hanno fatto la strada e hanno successo, e tu senti di non avere le forze o il talento per seguire la loro stessa strada. O magari senti che quelle persone hanno già occupato il posto che avresti voluto occupare tu. Proprio come se, entrando in una stanza, tutte le sedie fossero occupate e tu dovessi restare in piedi vicino alla porta. Se guardi però al mondo da un punto di vista più obiettivo, potrai renderti conto che questa visione delle cose è illogica, non ha un vero fondamento nella realtà. Ciò che rende veramente una persona felice e che fa riconoscere il suo talento al mondo è infatti la sua unicità, il modo originale con cui esprime quella sua passione. Al mondo ci sono miliardi di musicisti, artigiani, attori, ingegneri, scrittori, insegnanti, inventori e professionisti di ogni genere. Coloro che hanno più successo degli altri, ma soprattutto sono più felici degli altri, sono quelli che hanno trovato un modo unico di fare la loro professione, hanno avuto il coraggio di mostrare veramente se stessi e le loro preferenze al mondo, senza cercare di adattarsi alla norma collettiva, senza cercare di copiare qualcun altro che ha avuto successo prima di loro. Quando vedi qualcuno e provi invidia, stai scambiando il suo successo per il tuo. Ma tu non potresti mai occupare lo stesso posto di quella persona, perché tu sei una persona diversa. Non puoi neanche confrontare i tuoi guadagni o le risorse che ricavi dalla tua attività con quelli di un altro, perché ognuno ha un modo unico di svolgere la propria attività. Guadagnare molto non è necessariamente indice di vero successo. A seconda dell'attività che svolgi e di come desideri vivere la tua vita, un'attività troppo frenetica e in espansione continua, ad esempio, potrebbe essere molto stressante. Alcune persone preferiscono avere un'attività tranquilla, che gli dona molto tempo libero e poco stress, e anche questo è successo se la persona è felice di vivere a quel ritmo. Puoi renderti conto di come invidiare qualcuno si basi su un falso presupposto? Non potrai mai essere come quella persona che invidi, perché non sei lei. Puoi certamente ispirarti a quella persona, creare ammirazione invece che invidia, sentirti motivato dalla sua storia. Ma se l'invidia è lo stimolo più forte dentro di te, allora è molto meglio non guardare più fuori e rivolgere invece lo sguardo all'interno di te stesso. Smetti di cercare modelli da imitare, smetti di cercare soluzioni là fuori, guarda dentro di te e scopri quel punto speciale
dove si incontrano ciò che ti appassiona e ciò che già sai fare. Quel punto dove passione e abilità si incontrano si chiama talento. E finché non cominci ad abitarlo ogni giorno, nutrendolo di ispirazione, continuerai a sentirti piccolo e incapace e continuerai a invidiare qualcuno che invece già nutre il proprio unico talento. Ricordati che non ci sono regole a questo mondo, non ci sono modi giusti o sbagliati di fare le cose. Centinaia di migliaia di persone ogni giorno hanno successo facendo le cose più originali, mostrando se stessi, la propria unicità, prima ancora di cercare di copiare quella di qualcun altro. E certamente puoi avere successo anche copiando la ricetta altrui, ma non sarà vero successo, perché non sarai veramente pieno, felice, soddisfatto. Starai sempre trascurando la tua unicità per seguire le orme di un altro. Ora guarda nuovamente alla tua invidia. Puoi percepire quanto questa emozione sia irrazionale, priva di logica quando guardi il mondo per come è veramente. L'invidia è come un parassita che ti stimola a guardare di più di quella persona che invidi, sentendoti sempre peggio, oppure ti stimola a cercare errori e fallimenti di quella persona, così da sentirti un po' meglio. Ma in tutti i casi, l'invidia ti spinge a guardare fuori, nel disperato tentativo di trovare conforto, quando l'unico vero sollievo che puoi trovare è quello che sorge quando cominci a riconoscere il tuo unico valore. E dove nasce il tuo valore? Devi forse essere abilissimo a fare qualcosa, o avere straordinarie capacità, o avere un innato talento? Niente affatto. Il tuo valore nasce dal fatto che hai un modo di vedere il mondo che è unico. Hai uniche preferenze, hai un punto di vista sulle cose che nessun altro potrà mai abitare al posto tuo. Nel momento in cui riconosci questo tuo punto di vista e scegli di usarlo creativamente, condividendolo con il mondo attraverso qualcosa che fai, ecco che stai nutrendo il tuo valore. Quindi qual è il punto di vista di cui hai più esperienza in questo momento? Persino se hai vissuto per anni in malattia, in depressione o immerso nell'invidia, questo può essere un punto di vista che ti ha reso esperto in qualche modo di quella particolare dinamica, che ti ha permesso di conoscerla bene e di avere qualcosa da condividere su di essa. Quello che sto cercando di dirti è che ovunque tu ti trovi nella tua vita, c'è qualcosa che stai vivendo, di cui stai facendo esperienza, e anche quello può essere un buon punto di partenza per scoprire meglio il tuo valore, per dargli nutrimento. Lasciati stimolare dalla tua stessa invidia a ritrovare l'equilibrio. Nota quel profondo senso di separazione. Ogni volta che lo senti, significa che stai guardando fuori invece che dentro, che stai scambiando il tuo valore con quello di qualcun altro. È illogico, è irrazionale. Riconoscilo ogni volta e la tua invidia comincerà a cambiare perché non la starai più nutrendo. Ricorda, non c'è nessuno come te. Nel momento in cui invidi qualcun altro perché vorresti assomigliargli, ti stai dimenticando di questo semplice fatto, ti stai dimenticando di giocare l'unica carta che può assicurarti vero successo e vera felicità. Ed è una carta che hai sempre in tasca, perché coincide con quanto di unico puoi offrire al mondo. È una sfida, naturalmente, scoprire questa tua unicità e poi trovare un modo originale per condividerla con gli altri.
È una sfida che ti porta a navigare tra i tuoi dubbi, le tue paure, le tue insicurezze e tutti quei programmi che la maggior parte di noi si è visto installare fin da bambino e che ci vorrebbero portare in una sola direzione, conformarci alle regole, anche se per farlo dobbiamo poi sacrificare chi siamo. L'invidia, in tutta la sua spiacevolezza, è almeno un segnale che c'è qualcosa in te che non si è ancora conformato, qualcosa che vuole uscire ed è incastrato tra le tue insicurezze. Se guardi fuori, se ti confronti con gli altri continuamente, sentirai quella voce come invidia. Se guardi dentro, forse all'inizio diventerà una tristezza più intensa, forse sarà confusione o scoraggiamento, ma tu stai con quelle sensazioni, stai con loro e guarda al centro di te invece che fuori. C'è qualcosa in quel centro che piano piano comincerà a fiorire e a rivelarti il tuo vero valore.